I've heard our love. All'isola del Giglio sono ancora presenti nelle fitte alte macchie di lecci scopi, erica, bacopoli, corbezzoli, oltre a distese di macchia bassa mediterranea composta di mucchi, di cisti, spinarazzo, ginestre, cospine e mirti. Nei periodi delle piogge, in autunno ma anche a volte a fine primavera, quando seguono delle giornate molto soleggiate, vi nascono varie specie di funghi, tra i quali più ricercati sono i porcini, gli ordinari, gli ovuli, i galletti, giallarelli, gli ammazza d'anguro e i dorini. Questi sono ambienti naturali ideali per i funghi che soltanto negli ultimi decenni i ciliesi hanno iniziato ad apprezzare in modo particolare. Infatti non compaiono nelle ricette che ci sono state tramandate. In passato i ciliesi avevano paura di funghi ed erano molto cauti. Si racconta di un certo Topetto, uno dei tanti soprannomi che si usano ancora oggi per identificare la famiglia di provenienza, che regalò dei funghi a una persona, la quale, dopo averli mangiati, ebbe un malore e fu trasportato all'ospedale. Ai dottori che chiesero cosa era accaduto, disse: il topo mi ha avvelenato. Questi, non comprendendo, gli chiesero: ma ha mangiato un topo? L'idea di raccogliere delle ricette per dotare i ristoranti del Giglio di questo strumento per cercare di rendere, no, i menù dei ristoranti sempre più tipici e comunque che si rivolgessero ai turisti per trasmettere un'identità. Era questa l'idea. Sembrava questa idea davvero interessante, cioè una collana che, mettendo insieme le diversità dei nostri territori, ma che unisce in quello che è uno dei nostri grandi valori, che recentemente è stato riconosciuto tra l'altro dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, la dieta mediterranea, che poi è il risultato del nostro, diciamo così, del nostro clima, dei prodotti straordinari nella diversità che ci dà la nostra terra e il nostro mare, con questo sapere antico delle nostre donne, delle vostre donne, in questo caso, insieme a queste testimonianze che ci consegnano questo prodotto.